Stiamo parlando di una impresa che ha tutti i crismi dell'impresa, quindi le finalità anche di realizzare un profitto, ma che si adotta di regole, di statuti, come nel nostro caso, molto, molto rigidi, che presuppongono che le persone impiegate siano almeno il 60%. Persone fragili o persone invalidi. Questo è il nostro scopo sociale. Cerchiamo di fare impresa in solidarietà. Disturbato, stavo facendo un smistamento, diciamo, di polistirolo, che sarebbe un polimero che va smistato e va messo nei sacchi, perché poi questi sacchi devono andare in discarica. E quindi li sto spezzettando in modo tale che non mi faccio male né a usare il ginocchio né a usare troppa forza. Quindi praticamente cosa consiste? Bisogna spezzettarli, ma in modo molto, come mi ha insegnato anche Maddalena, si ci appoggia qua e si fa tac così e si spezzetta in questo modo. E occorre nella formazione del personale, nella cura, nella continuità, eccetera, un'attenzione particolare, perché se hai delle persone invalidi o persone fragili hanno bisogno di un sostegno direi quotidiano. Ma rispetto ai lavori che ho fatto, tra cui lo smistamento dei tessuti colorati e il trita documenti, preferisco di più questo lavoro, che almeno quando sono un po' giù di morale, o piuttosto che giù di morale sono magari turbato, mi aiuta magari a pensare in positivo. Siamo di fatto un operatore ambientale, oggi possiamo dire con tante possibilità di gestire quindi tutti i rifiuti, sia i rifiuti d'ufficio sia i rifiuti d'impresa, e fare servizi relativi, fare anche un servizio dei rifiuti in house presso le aziende e tutto. Questo ha comportato un lungo periodo di gestazione, quindi dall'inizio della nostra fondazione, dalla costituzione della società, abbiamo un anno e mezzo impiegato per avere autorizzazioni, mettere a punto un pochino la macchina. Oggi possiamo dire che siamo pronti, che siamo partiti e speriamo in buoni risultati, perché fare comunque impresa in questo settore e farla tenendo conto delle nostre finalità, che sono, ripeto, ambientali da un lato, quindi siamo rigidissimi da questo punto di vista, con quelle di solidarietà e quelle sociali. Abbiamo visto un modello che ci è piaciuto molto, che è un modello un po' alternativo, se vogliamo, alla cooperativa sociale come abbiamo in Italia, che è l'impresa sociale francese. Tra l'altro il capitale, la maggior parte del capitale della azienda è di un soggetto francese. Un'esperienza chiusa, Reggio Emilia è solamente la partenza per fare almeno un progetto Emilia-Romagna. Ma quello che mi attrae di più di questa azienda è che quando io lavoro mi sento, tipo, posso dirlo? Come una specie di famiglia.